Possiamo provare a rispondere a questa domanda dividendola in due parti. La prima parte è quanta CO2 produce la combustione nei nostri motori a combustione interna, la combustione di un litro di benzina. Allora, la benzina è una miscela di idrocarburi, quindi composti organici formati da carbonio e idrogeno. Principalmente il carbonio, essendo più pesante, rappresenta circa l'86% in peso del peso totale della benzina. Sapendo poi che la densità della benzina è di circa 0,75 kg per litro, possiamo calcolare quanto carbonio è presente in un litro di benzina. Il carbonio si lega poi all'ossigeno nel processo di combustione a formare CO2. Un atomo di carbonio produce una molecola di anidride carbonica. I rapporti delle masse però sono differenti, infatti una chilomole di carbonio va a pesare 12 kg, mentre una chilomole di anidride carbonica ne pesa 44. Il rapporto quindi tra 44 e 12 ci permette di ottenere infine quanti chilogrammi di anidride carbonica vengono prodotti per un litro di benzina ed otteniamo un valore di circa 2,4 kg per litro di benzina. La seconda parte della domanda invece ci chiede di rispondere a quanto tempo impiega un albero a fissare una certa quantità di anidride carbonica. Ora, l'anidride carbonica viene utilizzata dall'albero nel processo di fotosintesi clorofilliana. Durante la fotosintesi clorofilliana, acqua, anidride carbonica presa dall'aria e energia solare vengono utilizzati per produrre molecole di glucosio che poi formeranno molecole più complesse come lignina, cellulosa ed emicellulosa che vanno a formare quella che è la biomassa legnosa. All'interno di un chilogrammo di biomassa secca è presente circa il 50% di carbonio. La domanda quindi diventa quanta biomassa secca produce un certo albero in un anno o in un certo periodo di vita. Questo dipende da tantissimi fattori, innanzitutto il tipo di albero, ma anche il tipo di clima, per esempio, nel quale l'albero si trova. Se prendiamo come esempio il pioppo, che è un albero tipico delle coltivazioni nella pianura padana, otteniamo che la produzione media su una coltura che ha una rotazione di 10 anni di vita è di circa 30 kg di biomassa secca all'anno. Questi 30 kg di biomassa secca corrispondono quindi circa 15 kg di carbonio. Note quindi le masse molecolari di anidride carbonica e carbonio, possiamo calcolare che 15 kg di carbonio per ciascun pioppo per anno corrispondono circa 55 kg di anidride carbonica fissata per pioppo per anno. Ricordandoci quindi i nostri 2,4 kg di anidride carbonica prodotti nella combustione del nostro litro di benzina, otteniamo un valore di circa una quindicina di giorni per smaltire l'anidride carbonica prodotta dalla combustione di un litro di benzina. I valori ottenuti sono dei valori per una piantagione di pioppo all'interno della pianura padana, ma se consideriamo per esempio degli alberi molto più grandi al massimo della loro crescita, questi possono anche riuscire ad assorbire la stessa quantità di anidride carbonica in 3 o 4 giorni, o alberi più piccoli viceversa possono impiegarci magari diversi mesi, quindi è molto variabile in funzione proprio dell'albero selezionato.